programma nutrito, molto ampio, è un programma molto partecipato, è un programma che abbiamo fatto con tante mani, abbiamo raccolto opinioni di tantissime associazioni, tantissimi lavoratori, tantissimi imprenditori, persone anziane, disabili e così via, circa 3.000 persone, un programma che prevede la realizzazione dei primi 100 giorni. In 100 giorni ci sono alcune azioni molto importanti, azioni che riguarda il lavoro, riguarda l'ambiente, la difesa della costa, il degrado, cioè un provvedimento contro il degrado, un tema importante riguarda il capitolo delle tasse, quindi meno tasse e soprattutto far leva su un provvedimento che diminuisce e regoli meglio l'IMU per la prima casa e per i terreni che non sono ancora pienamente, diciamo, edificati. Quindi una manovra complessiva fatta di una tempistica rapida, e poi c'è invece uno sguardo più lungo che si rivolge al periodo della consigliatura, cioè i 5 anni, e naturalmente a un periodo più lungo che alcune grandi realizzazioni che guardano al futuro della nostra, la difesa del lavoro, la possibilità di una ripresa, un aiuto soprattutto alle piccole e medie imprese, agli artigiani, ai commercianti che naturalmente stanno in difficoltà, e in particolare le regole sul lavoro. Regole sul lavoro significa in particolare l'aeroporto dove la fanno alla grande tutti i contratti precari. Tutte le volte che siamo di fronte a un cambio di società c'è un cambio di contratto, o addirittura c'è l'azzeramento del contratto precedente per ricominciare da capo. Bisogna introdurre la clausola sociale, difendere il nostro tessuto produttivo, difendere i nostri lavoratori. Ci sono vari interventi che in moltissimi settori, da quello sociale alla difesa ambientale, al tema del no molto chiaro, molto evidente, dell'ampliamento dell'aeroporto. Investimenti si devono fare, ma dentro il sedime attuale, come no a qualsiasi mega impianto previsto nel nostro territorio, dal biogas alla discarica per Roma e così via. Cioè si può fare un lavoro che è un lavoro molto legato, diciamo, alle nostre potenzialità, alle nostre ricchezze, alle nostre risorse, soprattutto alle nostre risorse ambientali, le nostre risorse archeologiche, il nostro turismo, dove è possibile dare anche noi quel contributo positivo per rilanciare il nostro territorio.